Oggi vi parlo del condono sulle cartelle Equitalia. Ne ho parlato negli scorsi mesi in diverse dirette su Facebook, andatele a rivedere se volete un approfondimento maggiore. Oggi in questo video vi parlo degli aspetti salienti e fondamentali del condono. Innanzitutto, il condono permette di risparmiare le sanzioni tributarie che sono nelle cartelle e gli interessi di mora compresi nelle cartelle. Saranno invece da pagare le imposte interamente, gli interessi originariamente iscritti a ruolo, gli aggi di riscossione. Per quello che riguarda le multe stradali, sono condonabili ma solo per la parte che riguarda gli interessi. Molto importante l'aspetto finanziario di questa operazione. Tenete conto che se voi aderite al condono avrete la possibilità di concluderlo positivamente soltanto se pagate tutto nei termini, altrimenti il condono decade. E nei termini vuol dire tra luglio del 2017 e al più tardi settembre del 2018. Quindi un lavoro fondamentale da fare quando decidete di aderire al condono è fare una valutazione sulla sostenibilità finanziaria di questa operazione. La cosa è ancora più delicata se voi avete in corso oggi una rateizzazione con Equitalia. Se è vero che il condono vi consente dei risparmi importanti, è altrettanto vero che la rateizzazione del condono è molto più breve delle rateizzazioni ordinarie di Equitalia, che possono arrivare addirittura fino a 10 anni. Attenzione quindi, da un lato avete una rateizzazione in corso lunga, dall'altro vi si propone una rateizzazione più breve con importi ridotti. Se è sostenibile questa seconda, benissimo. Se non lo è, fate molta attenzione ad aderire al condono, perché se decadete dal condono perché non pagate tutto nei termini, decadete anche dalla rateizzazione precedente e vi trovate senza condono, senza rateizzazione precedente e senza più la possibilità di rateizzare nuovamente. Questo è l'aspetto in assoluto più delicato. Non mandate istanze di condono a cuor leggero, ma riflettete bene sulla possibilità di mantenere finanziariamente questi impegni.